tassa di soggiorno, il governatore Zaia propone: chiediamo un euro a tutti i turisti che scelgono di passare le vacanze in Veneto. Dipendenti delle province sul piede di guerra, l'assessore Ciambetti attacca il governo: è stato fatto un pasticcio, necessario rimediare. Sanità in Veneto, dal ben confermato direttore a Chioggia. Intanto sul fronte salute l'influenza mette KO i veneziani, tanti a letto con la febbre. Il bilancio del questore Sanna di un anno di lavoro della polizia: calano i reati, ma registriamo un vero e proprio boom di furti in casa. 200.000 prodotti di bigiotteria sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia erano venduti in negozi cinesi e contenevano nickel. La RSU chiede ad ACTV dei vetri oscurati per le cabine di pilotaggio dei vaporetti, stanchi di essere il bersaglio di turisti e residenti. La Reier non si ferma più: dopo due tempi di sofferenza, la squadra di Recalcati asfalta anche Cremona, rimane capolista con Milano. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre. Tutte le notizie più importanti di questa giornata, martedì 30 dicembre. Iniziamo subito con le dichiarazioni del governatore Zaia, che propone una tassa di soggiorno unica di un euro per tutti i turisti che decidono di passare le vacanze in Veneto. Penso che sarebbe bello portare questo mio progetto che ho già proposto nel 2005 agli operatori, pensare che se avessimo solo un euro ad arrivo, cioè vuol dire tu arrivi in Veneto, paghi un euro e basta, e avremo quasi 20 milioni di euro, li potremmo dedicare a un tavolo dove la gestione viene fatta direttamente dagli operatori, i quali deciderebbero quanti soldi destinare alla promozione, quanti magari a un fondo di rotazione, quanti ai fondi di garanzia per i prestiti alle aziende turistiche, e sarebbe forse il primo esperimento a livello nazionale dove gli operatori gestiscono direttamente le risorse. Una tassa di soggiorno che serve a promuovere il turismo e non più a risanare i bilanci dei comuni. Il governatore Luca Zaia rilancia una sua vecchia e poco fortunata proposta. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, ricorda il governatore, eppure se guardiamo le nostre spese per la promozione, le paragoniamo a quelle dei nostri vicini trentini, si ha l'impressione di andare in guerra con le fionde contro i carri armati. Forse oggi i tempi sono maturi per riprendere in considerazione questa ipotesi. Quando lo proposi nel 2005 non ci fu condivisione, penso che una cosa come questa non debba essere imposta. Allora, se Roma chiede 7 euro a notte dormita, noi chiederemmo un euro solo per l'arrivo, poi tu puoi dormire quante notti vuoi. Per noi un euro solo per quell'arrivo sarebbero 20 milioni di euro per il turismo, un turismo che è la prima industria del Veneto, 17 miliardi di fatturato, ed è un'industria sulla quale noi dobbiamo continuare a investire. Queste le parole di Luca Zaia per quanto riguarda il futuro turistico in Veneto. C'è aperta anche la questione legata alle province, tanti dipendenti rischiano il posto di lavoro. L'assessore Ciambetti si sta occupando di questo problema e attacca il governo e dice: è stato fatto un vero e proprio pasticcio. Noi faremo ricorso sicuramente alla Corte Costituzionale, perché qui è mancato il principio di leale collaborazione e soprattutto si va a ledere una situazione di professionalità e di risorse umane che in Regione Veneto sono secondo me a buon livello, se non ottimo livello. Soprattutto andrà a creare problemi a chi questi servizi andava a erogarli. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul riordino delle province, ma l'assessore Roberto Ciambetti non rinuncia alla battaglia contro la riforma del Rio. Come istituzione abbiamo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, spiega, ma ci faremo portatori degli interessi delle province e soprattutto dei loro dipendenti davanti alla Consulta contro questa traballante riforma. Una legge nazionale che non abolisce alcunché, ma scarica i problemi delle province su regioni e comuni, chiamando in causa lo Stato solo in terza battuta. È veramente un modo rocambolesco di fare riforme istituzionali, è un modo vergognoso di trattare persone e anche i servizi che queste persone danno ai cittadini. Sul destino della riforma pende già da mesi un ricorso alla Corte Costituzionale presentato da diverse regioni. Se la Consulta darà ragione al Veneto, tutto tornerà come prima. Lo abbiamo già visto con il Salva Italia dell'allora governo Monti, che avevamo ragione noi come regioni. Non siamo soli in questa partita, molte altre regioni d'Italia ci stanno seguendo su queste iniziative. Ripeto, non si possono fare riforme istituzionali in maniera così superficiale e in quel caso sgradevole nei confronti soprattutto di dipendenti. Parliamo di sanità, Dalbene è stato riconfermato direttore a Chioggia, sentiamo
le sue parole sul futuro proprio dell'azienda sanitaria clodiense. Per Chioggia quali sono le prospettive? Ma essenzialmente due. La prima, continuare nel progetto di rinnovamento e ristrutturazione dell'ospedale civile, che è già abbastanza avanzato ma che va completato con le nuove sale operatorie e il nuovo pronto soccorso. La seconda, sviluppare al meglio l'assistenza territoriale, che vuol dire strutture intermedie e assistenza domiciliare. Questi due obiettivi che mi pongo per il 2015 e che devono garantire a Chioggia la migliore assistenza possibile nel suo territorio. Questa comunanza di dirigenza e anche di intenti con Venezia risponde a una volontà precisa, insomma a un progetto che è stato illustrato anche dal Presidente Zaia. Sì, attualmente le due aziende sanitarie viaggiano autonomamente e continueranno a viaggiare così fino a che il Consiglio regionale non legifererà in altro modo. Comunque c'è un'intesa importante di uomini, di mezzi, di tecnologia fatta nell'interesse appunto delle persone di Chioggia, ma direi della provincia di Venezia. Adesso l'influenza fa sul serio, complice il peggioramento delle condizioni atmosferiche e l'arrivo del freddo. I dati registrati a Venezia e nel Veneto segnalano un significativo aumento dei casi nelle ultime settimane. Sulle base proprio di queste rilevazioni si può stimare che circa 17.000 persone siano state colpite da influenza in Veneto, con una percentuale di 34,6% di malati ogni 10.000 abitanti. Quest'anno l'incidenza risulta essere doppia rispetto allo stesso periodo delle ultime quattro stagioni. In generale il tasso regionale risulta lievemente superiore a quello medio nazionale. Ovviamente a Venezia ci sono le stesse condizioni, quindi si replica il dato regionale. Adesso parliamo di politica con il candidato di Rifondazione Comunista Sebastiano Bonzio, che non si ritira e dice: sono pronto a correre per le primarie e sfidare Casson. Qualcuno nel PD ne era sicuro, si è dovuto ricredere. Sebastiano Bonzio resta in corsa per le primarie di centro-sinistra. Non è scattato quel meccanismo che vedeva il candidato di Rifondazione fuori dai giochi, anzi usiamo un termine politicamente corretto, allineato non appena Felice Casson avesse sciolto le ultime riserve. Al contrario, la linea dell'ex magistrato non convince affatto il consigliere comunale uscente. Mancano i temi forti, i diritti civili, il sistema di welfare, le grandi opere e naturalmente la rottura con il passato. Nonostante ci siano candidature sicuramente interessanti e con le quali pensiamo di poter anche mantenere dei rapporti di dialogo, di confronto e eventualmente anche insomma delle convergenze, ma per oggi ci sembra che queste convergenze non siano possibili, quindi insomma noi restiamo in campo. Bonzio pensa di intercettare il voto di quella sinistra delusa dalle politiche del Partito Democratico. Noi non siamo mai stati innamorati dello strumento delle primarie, anzi. In questo caso crediamo possano essere uno strumento utile a far ripartire Venezia dopo lo scandalo del Mose e dopo il collasso clamoroso, fragoroso della giunta Orsoni. Intanto la battaglia contro la gestione commissariale di Zappalorto continua. Comando, ma c'è solo Rifondazione Comunista che è indignata assieme a tanti comitati di cittadini su questo? È forse il caso che le altre forze politiche della centrosinistra dicano che queste soluzioni non vanno bene? Il 2014 anche a Venezia e provincia è stato segnato da una diminuzione reati, 43.518 quelli trattati dalle varie forze dell'ordine contro i quasi 47.000 del 2013, con una flessione del 7,25%. Peggiora invece il bilancio dei reati contro il patrimonio, in particolare i furti in esercizi commerciali più 5,3% o in abitazione più 2,8%. Topi d'appartamento particolarmente attivi a Venezia con 1.358 casi, il 25% in più rispetto al 2013. I dati statistici sono stati diffusi dal questore di Venezia Sanna, che ha sottolineato il trend generale positivo ma anche il fatto che spesso vengono arrestati sempre gli stessi soggetti. Questo significa, aggiunto il questore, che il regime sanzionatorio non aiuta. Adesso altre notizie di cronaca dalla città e la provincia.
15-20 minuti al massimo, il tempo di arrivare da casa nel cuore della notte svegliato alle 4:30 dall'allarme collegato alla sua azienda. Quando il titolare della Sale e Pepe ha raggiunto la sede in via Costituzione a Spinea, i ladri però se ne erano già andati, con un bottino ingente intorno agli 80.000 euro. Banditi professionisti che con ogni probabilità hanno agito su commissione, visto la merce scelta. Baccalà sia essiccato che già pronto per essere consegnato a ristoranti e acquirenti selezionati. In totale, tra stoccafisso e lavorato, qualcosa come 50 quintali. Stava rientrando a casa a piedi da sola quando è stata aggredita e gettata a terra. Un'anziana signora è stata vittima dell'ennesimo scippo a Marghera. La novantenne stava camminando in via Don Ambrogio Demetrovic quando uno sconosciuto è piombato alle sue spalle cercando di afferrare la borsa. Per istinto la signora ha cercato di resistere, ma il ragazzo non ha desistito, spingendola e facendola cadere a terra. L'anziana ha perso l'equilibrio e ha sbattuto la testa sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia, ma del ladro non c'era più traccia. Vetri oscurati in cabina per proteggersi dagli obiettivi ritenuti troppo invadenti delle macchine fotografiche e dei telefonini di turisti e residenti. È la proposta presentata alla CTV, che per il momento non ha ancora risposto, dal settore navigazione dell'RSU. Non è corretto, fanno sapere i sindacati, essere messi alla pubblica gogna anche quando non ci si rende responsabili di comportamenti scorretti. L'ufficio legale della CISL in questi giorni sta valutando se ci sono gli estremi per denunciare una persona che su Facebook ha pubblicato la foto di un pilota, diventato poi bersaglio di commenti poco gradevoli anche per aspetti come il modo di vestire, che nulla hanno a che fare con la professionalità. C'è stato un grave incidente poco fa sulla Romea, uno schianto frontale tra due automobili. Sul posto i vigili del fuoco e il SUEM. C'è un ferito che è stato trasportato all'ospedale di Dolo, al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Lo schianto in direzione Chioggia dopo il supermercato Lando all'altezza del distributore Tamoil. Si registrano delle difficoltà sul fronte della circolazione proprio a causa di questo brutto incidente avvenuto, ripetiamolo, poco fa sulla statale Romea. Ancora cronaca, nuovo colpo messo a segno dalla task force anticontraffazione del gruppo della Guardia di Finanza di Venezia, che opera dalla scorsa estate. La settimana scorsa, poco prima di Natale, dopo un lavoro di intelligence sul territorio, i finanzieri hanno sequestrato circa 215.000 articoli di bigiotteria privi dei minimi requisiti di sicurezza, messi in vendita nei negozi di Mestre e Marghera da alcuni venditori di etnia cinese. A seguito delle analisi tecniche svolte su un campione di prodotti è stata accertata l'ingente presenza di nickel, che sapete è una sostanza altamente tossica e dannosa che può causare patologie cancerogene ed allergiche. Quindi operazione importante da parte della Guardia di Finanza di Venezia. Voltiamo pagina, adesso parliamo di sport, di basket con la Reyer, che vince anche contro Cremona e si conferma in testa al campionato. E quindi abbiamo fatto un inizio di secondo tempo di grande intensità, la difesa ci ha supportato, abbiamo fatto qualche aggiustamento rispetto all'inizio della partita, rispetto al primo tempo, abbiamo alzato la nostra difesa, questo ci ha dato la possibilità di correre poi, di fare canestri anche in contropiede, e questo ci ha senz'altro aiutato. Queste le parole di Recalcati, che ha insomma portato a termine un'altra impresa, un'altra gran bella partita da parte della Reyer. C'è un'altra notizia da darvi, ve la diamo praticamente in tempo reale: sono stati vietati i botti a Capodanno a Venezia. Con un'ordinanza il commissario straordinario ha praticamente impedito di usare il materiale esplosivo e poi ha aggiunto che sarà impossibile vendere superalcolici nei locali del centro ed in terraferma. Si prevedono multe fino a 500 euro. Andiamo a vedere le maree. Nessun problema, sarà un ultimo dell'anno senza acqua alta, una massima di 50 centimetri alle 6:40.
In chiusura di telegiornale vi ricordo l'appuntamento con Focus in diretta su Rete Veneta a partire dalle 21.05 per discutere dell'attualità del Veneto e fare un bilancio dell'anno trascorso e sulle prospettive del nuovo. Ospiti della puntata saranno Sergio Berlato, Federico Caner, Riccardo Poletto, Massimo Pantano e Alan Luciano. Come sempre aspettiamo i vostri SMS da casa. È tutto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi salutiamo con i nostri presepi, ci vediamo presto.